dottoressa Tiziana Maffei, Reggio di Caserta Napoli 2019. Siamo qui al Campionato della Reggio per poter parlare degli eventi che investiranno il Natale qui nel complesso che siamo. Possiamo dire che la Reggia si veste a questa volta. Sì, assolutamente, nella sua programmazione come stagione Natale ha una serie di iniziative che rientrano nella programmazione culturale più ampia, che però sono state fatte proprio come piccole novità per rilanciare tutto quel patrimonio a volte nascosto, meno certo e meno dato per scontato all'interno del sistema. Che riguarderà comunque praticamente tutto il mese di dicembre. Tutto il mese di dicembre, a partire dai 250 anni per il Teatro di Corte, il Teatro di Corte che grazie a Turin Club è aperto tre volte alla fine settimana. Ci sarà anche una narrazione teatralizzata a cura dello stesso personale della Reggia di Caserta che grazie ai documenti d'archivio ha scoperto, notizie interessanti che però vengono lette e date con un linguaggio più adatto al pubblico. Ci saranno anche degli appuntamenti di narrazione dedicati alle favole, concerti e tutto quello è l'apertura straordinaria delle tombe stagioniche che da vent'anni sono chiuse, quindi tutta quella serie di iniziative che in qualche modo possono essere viste proprio come il momento di festività, un piccolo tutto sotto l'albero. Questo mese però di appunto eventi per il Natale 2019 potrebbe essere risolta per il turismo, perché con questa conferenza stampa è stato presentato anche un rapporto di collaborazione con il territorio di Caserta. Quindi effettivamente non si è si deve collaborare, si parla sempre di processo. Questo è dal giorno di insediamento, sempre pensato che avevo la responsabilità di far sì che quel numero è straordinario di pubblico che attrae la Reggia di Caserta in qualche modo per certo fatto possa essere assorbito al territorio. Quindi l'occasione è anche far sì che i giorni del 24 e del 31 siano a disposizione per visionare, godere di bellezze straordinarie, un patrimonio incredibile su Piazza San Leucio, che altrove forse è troppo schiacciato dalla grandezza della Reggia di Caserta e invece così a disposizione. Possiamo lasciare già un bilancio, praticamente sono quasi 6 mesi sul grado che lei si è insediata adesso la Reggia di Caserta. Potremmo tracciare un caso brevissimo un bilancio? No, aspetto il 27 e il 28, aspetto per fine anno. Va bene, se per fine anno ci sei diciamo per ricordare. Oggi è il periodo di Natale, diciamo, ci sono delle festività, poi i bilanci come sempre si fanno a fine anno. Va bene. Grazie. Vincenzo Volendo, siamo qui alla Reggia, al Teatro della Reggia di Caserta per un evento di presentazione degli eventi che ci saranno nel Natale casertano, anzi il Natale della Reggia di Caserta. Possiamo dire che la Reggia di Caserta è stata sì, un piacere anche perché per sapere che c'è un cartellone al Comune di Caserta, c'è un cartellone anche alla Reggia, è un piacere per noi operatori del settore perché naturalmente possiamo approfittare anche di un discorso clinicale. Sicuramente va un po' migliorata la programmazione di questi eventi perché saperli sotto sotto non è l'ideale, ma sappiamo anche che la direttrice della Reggia sta facendo un buon lavoro in questo senso, facciamo anche bocca al lupo e la incoraggiamo anche per i prossimi eventi che faranno. Anche perché effettivamente parliamo un attimo della Reggia, venire dopo che era riuscito in un lavoro abbastanza complicato, diciamo che la direttrice sta cercando di proseguire per questo sicuramente sicuramente lei sta cercando, normalmente ha delle difficoltà burocratiche, mi rendo conto, perché talmente questi passaggi di direttori ogni volta comportano un momento così grande, un po' di lungaggio in questa sera. Sicuramente Fironi su marketing non era ancora bene, ma sono sicuro che anche loro si stanno organizzando. Insomma, sto in continuo contatto con un'impresa e come rappresentante di Confindustria con funzionari della Reggia e con la direttrice proprio per creare sistema, poi non stiamo cercando da anni il sistema di questo. Comune di Confindustria, lei non passa la parola, perché non sta, non si è proprio finito di segnare, qualcosa sta tenendo quello? Sì, la comunicazione sicuramente è un po' fallente in questo momento, nel senso che dobbiamo migliorarla, dobbiamo cercare di unificarla, dobbiamo fare un po' di sistema e probabilmente dobbiamo anche esserci a
al di fuori di questo territorio mostrano anche questa unità. In fondo io li conosco negli ultimi anni e che probabilmente sia un comune, sia una legge, sarà anche diciamo il futuro del futuro prossimo sarà concentrato su questo. Invece le chiedo da appassionato, quale sarebbe l'evento a cui la stagione maggiore interesse? Credo che un evento che manca da anni in questo territorio, che esistono degli eventi sicuramente più semplici, quindi la Reggia debba tornare a ragionare su questo evento, perché è un evento che portava continuità e programmazione, un po' parte di questo, e ci dava la possibilità di programmare il futuro provider e quindi farci arrivare i turisti almeno una volta rimanendo su questo periodo. È un evento di 5-6 mesi, cioè si partiva da maggio per finire ad ottobre, e quindi io sono più per quella tipologia di eventi che per altri eventi che casomai hanno cadenze settimanali per il vestito, ma che comunque non portano assolutamente il turismo per via. E non è quello di prossimità, ma quello diciamo nazionale e internazionale.